La maledizione di Rhoda Derry è un tragico avvenimento accaduto realmente. Quando molti anni fa una donna cadde in una spirale di follia e fu rinchiusa per quasi 40 anni in una gabbia di legno. Streghe, maledizioni, magia nera, follia, dolore e crudeltà fanno parte di questa storia da brividi horror. Questa storia horror ha come protagonista Rhoda Derry, nata a Iowa il 10 ottobre del 1834. Era la figlia di due agricoltori, Rachel e Jacob, e visse la propria infanzia in una fattoria di Gilmer Township, in Illinois, insieme ad altri 8 fratelli. La sua vita procede nella massima normalità, fin quando a 16 anni si innamora di Charles Phoenix, un ragazzo che abitava a poca distanza dalla fattoria. Lei era felicissima, ma la famiglia di Charles non voleva assolutamente che il figlio frequentasse una Derry. Nella zona, i Derry sono visti come una famiglia maledetta e nonna Mary era accusata di praticare magia nera. In molti stavano alla larga da quella che definivano una strega molto pericolosa. Rhoda Derry era troppo innamorata e quando la famiglia di lui fece in modo di allontanarli sotto minaccia, lei se la prese con sua nonna. Iniziò a maltrattarla, a insultarla e finì per chiamarla strega mentre si trovavano in mezzo alla gente del luogo. Dopo ciò, aumentò la diffidenza dei cittadini nei confronti di quella che ritenevano una strega. In breve tempo, la famiglia Derry decise di fare trasferire la nonna in Pennsylvania, nella speranza di poter continuare a vivere senza ulteriori problemi. La donna però, prima di partire, lanciò una maledizione alla nipote. Gli effetti della maledizione. Trascorrono soltanto poche settimane dal lancio della maledizione e il comportamento di Rhoda Derry inizia a mutare drasticamente. Sostiene di sentire delle voci e di comunicare con un demone che lei chiama Old Scratch. Da quel momento smette di curare la propria igiene, diventa aggressiva con chi la circonda e narra in pubblico di avere delle visioni di Nancy Phoenix, ossia la madre del suo amato Charles, che brucia tra le fiamme dell'inferno. La famiglia di Rhoda è spaventata dalla situazione e intende continuare a vivere in tranquillità, quindi decide di rinchiudere la figlia maledetta in un ricovero per disagiati nella contea di Adams. In quel luogo da brividi horror, dove le persone venivano trattate in modi disumani, la ragazza finisce per perdere il contatto con la realtà e diventa ancora più aggressiva, tanto da finire legata per giorni di seguito. Un giorno provò a cavarsi gli occhi, a suo dire spinta a farlo dal demone dei suoi incubi. In seguito si fracassò alcuni denti con le proprie mani, si era presa a pugni da sola e con una violenza inaudita. Abbandonata dalla famiglia, la quale non andò mai a trovarla, invece di ricevere delle cure, fu imprigionata in una gabbia di legno per quasi 40 anni. Con il trascorrere degli anni rinchiusa nella gabbia di legno dove veniva alimentata soltanto il necessario per sopravvivere, i muscoli di Rhoda Derry iniziarono ad atrofizzarsi, le ossa a indebolirsi e la pelle si ricoprì di piaghe. Avevano trasformata la ragazza in un mostro, ormai vittima non soltanto di una maledizione emanata da una strega, ma soprattutto della disumanità. La liberazione di Rhoda Derry. Nel 1892, un giornalista decise di aprire un'inchiesta sulle condizioni della casa di cura dove erano rinchiuse parecchie persone, tra cui Rhoda Derry. Il 12 febbraio di quell'anno esce un articolo sugli abusi subiti dai pazienti dell'istituto e la storia di Rhoda diviene pubblica. Qualche tempo dopo la donna viene liberata e la trasferiscono all'asylum di Bartonville, dove il dottor Georgia Zeller, pioniere della psichiatria, decide di prenderla in cura. Rhoda morì il 9 di ottobre del 1906 e fu sepolta nel campus dell'istituto con il numero di matricola 217, ancora visibile. La terribile storia di Rhoda Derry è stata resa pubblica dal dottor Zeller con l'intento di sensibilizzare le istituzioni a dare maggiori servizi ai disabili mentali. Adesso che sapete della storia horror di Rhoda Derry, pensate che si fosse trattato soltanto di una malattia mentale o che possa davvero essere stata maledetta dalla nonna?